Ehi, ciao ragazzi, questi sono gli impianti zigomatici, quella tipologia di intervento chirurgico che ci permette di rimettere i denti fissi nel caso ti hanno detto che non puoi più mettere impianti dentali. Probabilmente il tuo è uno di quei casi in cui è possibile invece mettere i denti fissi semplicemente utilizzando questa nuova tipologia, di impianti dentali che vanno a ridare la possibilità al paziente di tornare a mangiare. Come vedi, sono degli impianti che sono un pochino più lunghi, vengono inseriti in una porzione del viso che è appunto lo zigomo, un pochino più laterale rispetto a dove in genere vengono posizionati e permettono di caricare in un'unica giornata già i denti fissi sopra gli impianti dentali. Infatti, l'innovazione di questa chirurgia, di questi impianti che vengono posizionati grosso modo in questa maniera, è proprio il fatto che non bisogna ricostruire l'osso come solitamente si fa con il grande rialzo di seno mascellare. Questo ci permette di non dover aspettare i tempi di guarigione dell'innesto di osso per poter andare a mettere delle volte gli impianti dentali e poi successivamente in un secondo viaggio i denti o anche delle volte in un terzo viaggio. In questo caso vengono subito caricati i denti perché non viene ricostruito l'osso. E i denti vengono avvitati sopra a questi in genere quattro impianti che vengono posizionati. Delle volte se ne mettono due, uno per lato, delle volte se lo zigomo è abbastanza, ha un osso abbastanza ampio come volume, allora se ne mettono due per lato, quindi un totale di quattro impianti zigomatici. Questa è una categoria di intervento che viene chiamata riabilitazione estrema della bocca. Estrema perché ci troviamo di fronte a pazienti che hanno già fatto delle chirurgie che magari sono andate male, oppure pazienti che sono oncologici, che hanno fatto delle resettive ossee importanti, ovvero gli hanno tagliato l'osso in maniera importante, e delle volte ci troviamo anche di fronte a dei pazienti che hanno avuto la dentiera magari per 20 anni, l'osso si è completamente riassorbito, scompare e non abbiamo anche facendo gli innesti di osso un vantaggio nel mettere gli impianti in pazienti che hanno avuto la dentiera così tanto tempo perché risulterebbero essere troppo in alto gli impianti, i denti troppo lunghi, da qualche parte si rompe la protesi. Sono poche le strutture al mondo che fanno gli impianti zigomatici. In Italia in genere questo è un tipo di chirurgia che viene fatta in ospedale. Noi abbiamo la possibilità oggi di eseguire questo tipo di chirurgia avanzata, su questi casi così estremi in, ambulatorio perché siamo l'unico policlinico di tutta l'Est Europa ad avere l'anestesia generale in sede, proprio perché abbiamo ogni giorno casi molto complessi da eseguire, pazienti particolari, sindromi di Down, pazienti che se non potessimo addormentare non riusciremo mai a curare. Voi sapete qual è la nostra vocazione: la vocazione è permettere a tutti, di curarsi, e stare in Moldavia significa avere, ogni giorno dei casi veramente estremi, complessi, chirurgie secondarie, terziarie, sulle quali dobbiamo mettere mano. L'anestesia generale ci permette di addormentare il paziente e far risvegliare il paziente con la chirurgia eseguita e a quel punto diciamo anche il feedback del paziente è sicuramente migliore rispetto al paziente che non viene addormentato e viene fatta l'anestesia locale. Quello che c'è da sapere quindi di differenza tra questo di tipo di chirurgia e quella invece tradizionale di ricostruttiva ossea sono senz'altro i tempi accorciati di riabilitazione. Diciamo che si fa una prima chirurgia, dopo 6 mesi si mettono i denti definitivi. Invece quando si ricostruisce l'osso, ricostruttiva ossea, impianti e poi si mettono i denti. Altra cosa, questo tipo di chirurgia ha il 98% di tasso di successo. In genere invece le ricostruttive ossee hanno circa l'80-85% di successo. Altra cosa interessante è che questi impianti dentali sono degli impianti dentali che hanno un alto torque, quindi sono con un'alta frizione nell'osso e permettono di realizzare delle strutture che sono molto molto robuste.
Questi sono gli impianti zigomatici. Ultima cosa, non meno importante, siamo la struttura con il prezzo in assoluto più basso al mondo dove realizzare questo tipo di chirurgia. Non troverai al mondo una struttura che possa realizzare questo tipo di chirurgia ai costi che noi operiamo. In genere queste chirurgie nel tuo paese probabilmente partono dai 15.000 euro fino ai 30.000 euro ad arcata. Dipende chiaramente da struttura a struttura. Nel mondo, negli Stati Uniti, questa chirurgia arriva attorno ai 40-45 mila dollari. In Francia siamo sui 30 mila euro, anche là. In Inghilterra siamo attorno ai 35 mila sterline, qualcosa come 40 mila euro. Qua in Moldavia, questa chirurgia parte da 2.000 euro a impianto zigomatico, quindi 4 impianti zigomatici, 8.000, dipende quanti impianti si mettono e chiaramente anche dalla difficoltà dell'intervento. Devi sapere comunque che è un intervento che viene eseguito in anestesia generale. Un saluto da Dottor Palmas dalla Moldavia, un saluto anche a chi mi sta seguendo qua sulla diretta. Se avete delle domande, vi do ancora qualche minuto, se avete delle domande proprio su questo tipo di intervento, altrimenti scrivetemi qua sotto nei commenti e successivamente vi rispondo.